Ciao a tutti, rido un po' perché volevo fare questo video fuori qui a Rovereto dove abito in Italia, però purtroppo non c'è un gran tempo, oggi piove, il cielo non è al massimo, allora ho detto vabbè, comunque faccio un mini video qui da casa col muro bianco classico mio, eccetera. Faccio questo video per dire che ci sono un po' di novità, e la novità che tutti conoscete però è Jappo Tour 1 e 2 che partirà l'1, scusate, partirà il 2 aprile. E subito dopo ci sarà Jappo Tour 2 e quindi partirò per il Giappone con questa occasione e chiaramente farò un sacco di video e cercherò di postarli ogni giorno, perlomeno non dico di mettere un video al giorno, però mi piacerebbe, insomma, almeno così un'infarinatura di quello che stiamo facendo durante Jappo Tour e che comunque potrete seguire tutta l'avventura di Jappo Tour sul mio sito www.marcotogni.it oppure sulla mia pagina Facebook, facebook.com/marcotogni.it. E dicevo, ci sono delle novità, forse state sentendo leggermente la lavatrice nell'altra stanza, perché io, mia moglie e Mihoko tra qualche giorno siamo in partenza, partiremo per una località non in Giappone, una cosa molto particolare, un posto molto lontano, quindi non andiamo in Spagna, in Francia, ma andiamo in un posto molto lontano, molto bello. Però non vi voglio dire niente, perché vorrei che sia un po' una sorpresa così e se seguite appunto il mio sito metterò qualche notizia più o meno in tempo reale anche lì e forse riuscirò a caricare qualche video. Dico forse perché è un posto abbastanza particolare e non è detto che riesca a trovare internet così in 2 secondi, soprattutto veloce. Oggi è l'8 marzo, quindi auguri a tutte le donne anche. Staremo alcuni giorni e poi torniamo qui in Italia e dopo parto per Jappo Tour. Sinceramente non so cos'altro dirvi perché sono tante le cose. Adesso tra l'altro tra pochi minuti ho una Skype conference con Blueberry Travel Company per parlare di Jappo Tour, per fare in modo che sia tutto perfetto l'organizzazione. E magari se avete qualche richiesta particolare potete scrivere qui sotto nei commenti e dirmi magari quello che volete vedere in Giappone o quello che vi piacerebbe sentirmi dire in Giappone, eccetera. L'itinerario che faremo durante Jappo Tour sarà per Jappo Tour 1, praticamente arriviamo all'aeroporto del Kansai ad Osaka, praticamente, e andiamo a Kyoto, dove staremo in un ryokan e staremo qualche giorno, adesso esattamente non mi ricordo perfettamente, però mi sembra 4 notti a Kyoto. E di cui una giornata andiamo ad Hiroshima, una anche a Nara, e dopo andiamo a Tokyo, staremo lì vari giorni, quindi mi sembra 4-5 notti a Kyoto e il resto a Tokyo, insomma, totale stiamo un paio di settimane. E se quindi avete, non so, un'idea che mi volete dire, ah, facci vedere chiaramente il Tempio d'Oro e Kinkakuji di Kyoto, ve lo faccio vedere, il Parco della Pace, anche se l'avete già visto in altri miei video. E un po' tutte le cose così, però magari se avete un commento o qualcosina, lasciate pure che dopo io vedo di soddisfare un po' tutte le richieste. Come dicevo, appunto, cercherò di mettere qualcosa in tempo reale. E domani, se qui a Rovereto ci sarà un po' più bel tempo, magari faccio qualcosa qua fuori così da farvi vedere qualcosa un po' qui intorno, così. Scusate, avevo pensato a dei posti da farvi vedere. Come il fantastico posto dove c'è una stradina piccolina. Ecco, sentite un po' di rumore anche in sottofondo. C'è una stradina piccolina qui a Rovereto e hanno aperto due negozi di kebab uno davanti all'altro. E veramente credo in Italia sia l'unico posto dove c'è questa cosa. Mi ha fatto un po' ridere perché già la stradina è un po' strana perché non c'è parcheggio, non passa nessuno. E aprono due kebab, un po' particolare. Mi piace far vedere quello e qua sopra dove c'è un posto, diciamo, un po' in salita, è abbastanza carino. Volevo andarci col cane, fare il video, ma oggi è così andata. Niente, adesso fermo questo video e vado subito in Skype conference con Blueberry Travel Company e Andrea Secco e proprio per discutere alcuni dettagli, perché appunto io parto tra veramente pochissimo. Non per il Giappone, come dicevo, vi faccio vedere in breve, dopo questo piccolo stacco che vedrete tra un attimo, la mia parte di mini biblioteca giapponese, ma così tanto per farvi vedere qualcosina.
che già avevo fatti vedere alcuni libri, forse anche tutti o quasi. Comunque al prossimo video e continuate a seguirmi qui sul canale che vedrete che in questi giorni caricherò dei bei video da un altro posto molto bello, di cui poi scriverò anche molti articoli sul sito www.marcotagni.it.